Ciao a tutti e bentornati nella mia rubrica del venerdì in beauty. Per parlare di benessere e bellezza, come ogni venerdì, ci troviamo qui e oggi vi parlerò della pelle sensibile. Abbiamo iniziato appunto qualche settimana fa a parlare di tutti i tipi di pelle diversi, partendo proprio dal check-up della pelle, quindi da come si può riconoscere la propria tipologia di pelle. La scorsa volta abbiamo parlato della pelle grassa, tendenza acneica. Oggi invece parleremo della pelle sensibile, delle cause sia interne che esterne, e possibilmente dei rimedi e per come prevenirla soprattutto. Ma prima di fare questo, vi invito sempre a iscrivervi nel mio canale se non lo avete ancora fatto, ad attivare la campanella, a commentare, e più siete, più per me è bello continuare a fare questi video ogni settimana. E vi ringrazio e incominciamo subito con la nostra lezione. Allora, la pelle sensibile. La pelle sensibile si può riconoscere sicuramente prevalentemente su una carnagione molto chiara, quindi su un fototipo chiaro, ma non solo, si può avere anche per esempio su una pelle senescente, quindi sulle persone molto anziane o sui bimbi anche molto piccoli. Perché si forma la pelle sensibile? E più che altro, che cosa avviene sulla nostra pelle? Come facciamo a capire che abbiamo una pelle sensibile? Allora, sicuramente per capire se abbiamo una pelle sensibile, noteremo sul nostro viso, a questo parliamo del viso, delle parti più arrossate, delle parti più arrossate o comunque appena si entra in contatto con delle creme o degli agenti atmosferici che possono essere irritanti, sentiamo subito la pelle tirare o sentiamo un fastidioso prurito, oppure la pelle si può seccare tanto, anche una pelle molto secca è sintomo di pelle sensibile. Quindi al tatto sicuramente una pelle a volte calda, arrossata, secca e ipersensibile, cioè che è molto i nervi presenti proprio sulla nostra epidermide sono molto attivi e quindi reagiscono immediatamente se ci sono degli agenti irritanti all'interno probabilmente dei cosmetici o anche del make-up o come abbiamo detto anche agli agenti atmosferici, quale può essere troppo caldo o il troppo freddo. Ma quindi detto questo, quindi la potete riconoscere proprio dal fatto appunto che ci sono delle macchie rosse o dei capillari molto dilatati e che appunto appena applicate un qualcosa sul viso subito avete una reazione, siete davanti ad una pelle sensibile. La pelle sensibile può comparire in un preciso periodo del tempo, non può, non necessariamente dovete avere la pelle sensibile per sempre, ma è causata sicuramente da delle cause sia interne e saranno le cause interne sono e ve le ho anche scritte sulla lavagnetta, le potete vedere qui. Le cause interne sono un cambiamento ormonale dovuto magari allo stress oppure a delle stati particolari come la gravidanza, come la pubertà, come il ciclo mestruale o come la menopausa. Oppure può essere data dall'alimentazione e da soprattutto allergie alimentari come l'allergia o intolleranza ai latticini, come l'intolleranza alle farine oppure alle uova, insomma delle allergie alimentari possono scaturire una pelle molto sensibile e irritabile. Possono essere delle cause esterne, e ve lo lasciate anche queste sulla mia lavagnetta, e possono essere dovute appunto ad un cambiamento climatico, quindi il troppo caldo o il troppo freddo può aggredire la barriera idrolipidica e facendo evaporare magari troppo l'acqua all'interno del nostro epidermide, la fa evaporare e quindi si va di fronte ad una pelle molto secca e senza la barriera idrolipidica la pelle è esposta a tutti gli agenti esterni, quindi anche agli agenti patogeni e anche ai batteri.
Quindi caldo o freddo, troppo caldo, troppo freddo, l'aria condizionata anche, i lavaggi troppo frequenti, quindi lavare il corpo, lavare il viso troppo frequentemente con l'acqua calcarea soprattutto può andare a rimuovere e a incidere il film idrolipidico e anche i detergenti e cosmetici sbagliati. Quindi queste sono le cause esterne. Ma appunto la parte importante che io e che è comune a tutte le tipologie di pelle, che ho già detto in altri video, perché è proprio la base, no? La base da cui ho spiegato si formano le varie tipologie di pelle, è proprio il film idrolipidico, cioè la barriera cutanea. Se la barriera cutanea è sana e noi la manteniamo tale, sicuramente non andremo ad avere una pelle sensibile o ad avere una pelle secca o ad avere una pelle troppo a grasso o acneica, cioè avere una barriera cutanea giusta con un pH acido, quindi giusto al 5,5. Non fa altro che difenderci dagli agenti atmosferici esterni, difenderci dai batteri e quindi ci fa avere una pelle normale. E invece, nel momento in cui questa barriera cutanea viene aggredita da diversi fattori, e abbiamo visti sia esterni che interni, questa barriera cutanea viene danneggiata e quindi magari si ha meno la parte lipidica, quindi l'acqua viene evaporata dal nostro viso, quindi si ha proprio una perdita, anche di tono e anche un invecchiamento precoce a quel punto. E questa perdita, di acqua non fa altro che appunto danneggiare la nostra epidermide. E quindi base importante comune a tutte le tipologie di pelle è salvaguardare la nostra barriera cutanea. E per fare questo, l'ho già detto in vari video, ma lo ripeto, è importante appunto usare dei cosmetici giusti e usare per esempio i prebiotici all'interno delle creme, dei sieri che vanno proprio a ristabilire il pH cutaneo, a ristabilire e a nutrire i batteri buoni. Vi lascio il link in info box proprio perché spiego bene che cosa sono i prebiotici, i postbiotici in cosmetica. Quindi, appunto, detto questo, una pelle sensibile poi può dalla pelle sensibile nascere la cuperosa e la rosacea. La rosacea non è altro che un'infiammazione cutanea dovuto ad un batterio che si insinua proprio all'interno del dotto pilifero e si ha questa irritazione cutanea, questo rossore, questo calore al viso, anche dei ponfi si possono avere irritazioni anche agli occhi ed è una patologia che va a incontrare anche sul 10% della popolazione femminile, soprattutto della popolazione femminile con la pelle molto chiara. La rosacea è un argomento che affronteremo prossimamente in un video proprio dedicato perché è molto delicato come argomento. Ho avuto diverse clienti che hanno questo problema, quindi mi piacerebbe proprio parlarne, affrontarlo e dare dei consigli molto più precisi su questo. Quindi la pelle sensibile però non va sottovalutata. Nel momento in cui sentiamo tirare la pelle, bruciare oppure ci viene da grattare o anche non abbiamo delle sensazioni ma abbiamo un aspetto visivo che magari siamo un po' più arrossate e stiamo andando incontro ad una pelle sensibile, quindi dobbiamo andare a capire se stiamo sbagliando qualcosa nell'alimentazione, se magari stiamo in un periodo particolare della nostra vita, quindi va a incidere un aspetto ormonale, oppure se stiamo sbagliando i cosmetici. Allora, io oggi qui vi darò delle informazioni anche per quanto riguarda degli ingredienti che dovete andare a trovare all'interno dei cosmetici adatti proprio per le pelli sensibili. Poi vi lascio sempre nelle info box dei prodotti che potete acquistare e che io vi consiglio, che potete acquistare anche su Amazon, ma intanto vi elenco, diciamo, gli ingredienti che per chi soffre di pelle sensibile
deve andare a cercare. Allora, sicuramente il detergente, come in tutte le fasi, deve essere delicato, non deve essere aggressivo, continuo a ripetere, non deve essere schiumogeno, non deve possedere tanti tensoattivi, soprattutto per una pelle sensibile deve essere veramente un latte. A questo punto parliamo di latte perché sicuramente se si ha una pelle sensibile vuol dire che il film idrolipidico è stato lesionato e perciò si avrà sicuramente una perdita di acqua e quindi sicuramente si ha anche una pelle secca al 90%, quindi un latte, a questo punto detergente, bello ricco di ingredienti, nutrienti, perché per chi ha una pelle sensibile i cosmetici non devono andare solo a togliere il rossore, ma soprattutto a rigenerare. Quindi noi dobbiamo andare a rigenerare la barriera cutanea in modo tale che la pelle si autocuri da sola, si ripara da sola. Quindi, gli ingredienti più importanti a questo punto per una pelle sensibile sono l'aloe. L'aloe, vi lascio sempre nelle info box il link perché ho parlato proprio in un video dell'aloe, di tutte le sue proprietà innumerevoli, favolosa e ha delle proprietà molto lenitive, disarrossanti. Quindi diciamo che l'aloe è molto buona su una pelle sensibile, anche su una pelle arrossata e anche su una pelle con un evidente magari infiammazione o rossore dovuto proprio ad un impatto magari con un agente atmosferico, oppure se avete messo una crema irritante, rimuovetela subito, potete fare un impacco di aloe molto molto buona. Poi abbiamo anche l'avena. L'avena e gli estratti di avena vengono usati tantissimo nei detergenti, nei tonici. L'avena è molto molto proprietà idratanti, protettive, quindi si usa anche tanto negli shampoo, nelle creme anche per i bambini. Quindi l'avena, quindi creme o detergenti con all'interno l'avena. Poi la calendula anche è un fiore, una pianta erbacea con questi fiorellini, e i fiori di calendula non sono altro antinfiammatori, ma soprattutto rigeneranti della cute. E vanno ad aumentare la sintesi di collagene ed elastina. Infatti la calendula, se notate, si può applicare per esempio anche sulle punture di zanzara oppure sulle cicatrici, anche perché ha proprio un potere rigenerante, aumenta il turnover cellulare. Quindi la calendula su una pelle sensibile, su una pelle arrossata, va benissimo. Un altro ingrediente molto importante e fondamentale quasi per la cura e per la prevenzione anche di una pelle sensibile è la camomilla. La camomilla sappiamo sono quei fiorellini con in mezzo il giallo, no? Il polline giallo e poi tutto il bianco, e carinissimi tra l'altro. E questi fiori di camomilla appunto hanno una forte funzione lenitiva, disarrossante, antinfiammatorio. Ecco perché il bisabololo, che è l'estratto della camomilla, viene usato in cosmetica tanto proprio per combattere e prevenire le pelli sensibili, che poi ha un colore azzurrino invece di magari uno può pensare di giallo, bianco. No, il bisabolo ha un colore azzurrino e deriva proprio dalla camomilla. Quindi la camomilla è un ingrediente fondamentale. Vi lascerò poi dei prodotti a base di camomilla per disarrossare, per lenire e per idratare anche una pelle sensibile. Un altro ingrediente importante sono i fiori d'arancio. I fiori d'arancio, per esempio, hanno delle proprietà di toniche, anche queste rigeneranti, antisettiche, quindi va benissimo nella formazione di prodotti indicati proprio alle pelli irritate e sensibili. Un altro ingrediente importante è il germe di grano, olio di germe di grano, perché è ricco di vitamina E. La vitamina E è fortemente idratante e fortemente lenitivo, quindi l'olio di germe di grano è ottimo sia puro che se lo trovate all'interno di un cosmetico. Vi ricordo sempre che deve essere presente nelle prime posizioni di un inci, altrimenti
è quasi nulla la proprietà, quindi olio di germe di grano, l'ippocastano e come l'ippocastano anche il mirtillo, per esempio, sono due ingredienti importanti per la circolazione e per la protezione dei capillari. Sono dei vasi protettori che non fanno altro che migliorare il microcircolo e quindi una pelle sensibile sicuramente ha una vasodilatazione e una non buona circolazione a livello anche del microcircolo. Quindi l'ippocastano, per esempio il mirtillo, vanno proprio ad aiutare una microcircolazione. Quindi ottimi ingredienti sia nelle creme viso, ma anche questi per le creme corpo, se si ha una secchezza anche a livello delle gambe, dell'addome, del corpo. E vediamo, sì, poi un altro ingrediente importantissimo, sempre per quanto riguarda le pelli sensibili e anche irritate, è la rosa, l'estratto di rosa, grazie ai peptidi, scusate, le pectine della rosa, vanno ad avere una funzione di rinfrescanti, tonificanti e idratanti, molto molto buono anche, quindi tonico alla rosa, per esempio, oppure tonico alla rosa insieme alla malva. Un altro ingrediente importante, infatti, scusate, la malva è anche il tiglio. Anche il tiglio ha delle proprietà, è ricca di vitamine, è ricca di flavonoidi, mucillagini e quindi è un ingrediente molto idratante. Che su una pelle sensibile, appunto, come dicevo, sicuramente si avrà una disidratazione anche, quindi si avrà sicuramente una pelle secca, una pelle danneggiata che deve essere idratata e rigenerata. Quindi l'aloe, il tiglio, l'olio di germe di grano, la rosa, poi abbiamo detto la calendula, la camomilla, quindi tutti ingredienti che voi dovete andare a ricercare all'interno degli ingredienti. Della cosmetica per una pelle sensibile, tendente anche ad arrossamenti e anche con cuperosa. La cuperosa non è altro che appunto un'accentuazione di una pelle sensibile, dove appunto si hanno proprio una vasodilatazione dei capillari a livello epidermico e si può notare sicuramente sulle guance, sul mento. Si può notare spesso, per esempio, per chi ha un mestiere, per esempio, non so, chi lavora gli sciatori o i pescatori, chi sta tanto al freddo o chi sta tanto al caldo o al vento, spesso, se avete notato, hanno proprio le gote rosse, non è dovuta al sole, all'abbronzatura, diciamo, ma proprio hanno questi capillari super rotti praticamente, super dilatati sulle guance, sul mento, sul naso alle volte. Quella è una cuperosa e spesso appunto si ha proprio in queste tipologie di persone, ma anche chi per esempio usa tanto gli alcolici, super alcolici, alimenti troppo eccitanti come il peperoncino, tanta caffeina. Può scaturire una pelle sensibile e anche una cuperosa. Quindi, per questo è importante sicuramente prevenirla e si può andando sempre a scegliere e ad avere una vita, uno stile di vita adeguato e scegliere dei cosmetici giusti per la propria pelle e grazie a questo si può poi evitare di avere una pelle ipersensibile, irritabile e secca. Anche io con questo spero di esservi stata d'aiuto per chi dovesse soffrire di questo problema. Sicuramente è una fase, come dicevo, può essere una fase dovuta anche al ormonale, anche all'alimentazione, ad allergie. Però fate caso che se avete una tipologia di pelle di questo tipo, vuol dire che c'è qualche elemento da cambiare alla base. Magari basterà solo cambiare un detergente o una crema, oppure magari non lo sapete, ma in questo momento magari il latte o un prodotto o le uova o qualcosa vi sta dando fastidio. Quindi andate a rivedere un po' tutta la vostra routine e sicuramente tornerete ad avere una pelle normale. E con questo appunto io vi saluto.
Vi ringrazio per l'attenzione, spero sempre di essere d'aiuto e ci vediamo il prossimo venerdì. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e fate le domande, se avete dei dubbi anche sui prodotti, chiedetemi senza problemi e ci vediamo il prossimo venerdì per un altro argomento, sempre sulla tipologia di pelle la prossima settimana. E buona serata a tutti e buona giornata. Grazie.